amici di Roberto Cimino, che stasera siamo venuti a trovarlo direttamente a casa. La macchina c'è, quindi lui, se non ha preso l'altra, dovrebbe essere a casa, ma di solito non lo... ci avviamo per andare a bussare. Lo sapremo subito. Dica? Siamo noi, siamo venuti a farti un'intervista. Porca miseria. Ok, va bene. Entriamo, accendiamo la luce perché sennò corriamo il rischio di inciampare. Abbiamo visto che c'era la macchina, ho detto se non ha preso l'altra sicuramente sta a casa. Certo, giustamente, dice andiamo a rompere un po' le scatole a sto Cristiano. Accomodatevi, intanto colgo l'occasione per presentarvi a mia zia, prego. Ah. Datevi la mano, magari è meglio di no, se no gli casca la camera per terra. Prego, accomodiamoci, prego. Ma che sorpresa, mi dispiace davvero che sto in pigiama. In pigiama tu vai a letto con la giacca? Sì, ma mi dispiace che non c'ho la cravatta pure. Allora, metti una seta, anzi me ci metto io. Ah. Allora, quel convento ti porta da ste parti, John, e tutta la tua troupe composta. Potevamo dire passavamo di qua, ma in realtà siamo venuti appositamente. A fare un saluto. A fare un saluto, tanto c'è la signora e... Che? No, soffro di scoliosi, si abbozza la cosa. Che gli vogliamo dire a questi fan? Perché tu devi sapere, cara Vita, perché questa signora si chiama Vita, quindi mettete davanti, perché almeno posso dire che c'è una Vita davanti. Vabbè, certo. Abbiamo aperto una pagina personaggio pubblico, diventa fan. Non sapevamo che cazzo fare, abbiamo fatto questo. E allora volevo augurare una buona estate a tutti quanti quelli che vedranno sto video. Certo. Tu resti a Roma? No, parte. No, io me ne vado. Lei non resta a Roma, io una settimana me la faccio, mi dispiace per quelli che dicono resta a Roma. E che ve devo dire? Vai fuori, dalla porta. Sì, no, vado fuori, ancora non ho deciso. Non ho deciso dove. L'importante è andare. Scusate il simbolo fallico davanti. Allora il balcone mi sembra fuori. Certo. Intanto vogliamo augurare a tutti quanti una buona estate. E inquadriamo anche la mia umile dimora dove vengo a passare ogni tanto le vacanze. Questa penso che sia la camera più piccola. Questa è quella più piccola che è dei 50 metri quadri. Oh caspita, insomma non vale nulla. Esatto. Questo è il televisore che va bene sia per un filmetto classico, anche per un porno, o quello che concerne la serata. Andare al balcone? Andare a prendere aria al balcone? No, sto sudando. Adesso andiamo che si è fatto tardi. Va bene, comunque, la morale di tutto saluto ciò, agli amici. Ammesso che ce l'abbia, è che volevo farvi un saluto a tutti quelli che mi conosco. Anche quelli che non ti conosco. Ma pure quelli che non mi vogliono vedere. Perché? No, ma quelle che non ti possono vedere. Ma io voglio bene tutti, perché anche chi mi ha fatto soffrire, mi ha fatto crescere, mi ha fatto diventare così come sono, magari un po' pazzo. Allora tu porgi l'altra guancia. Porgi l'altra guancia. Col cazzo, però vabbè. Quindi. Belle e brutte ti piacciono tutte. Basta che respirano. Non diciamo queste cose perché un minimo di apparenza conta. Allora, vuoi salutare gli amici? Io saluto tutti quanti e vi ringrazio anticipatamente a tutti quelli che apprezzeranno queste follie. Buona fortuna e ci vediamo. Buona salute e buona. Mettiti pure là. No? E buona vacanza. Mi hanno sprattato, alzate un attimo, scusa. Ecco.
Oh! Cambia un po'. È cambiare inquadratura, tanto passa un divano all'altro sempre saluto sto. Quello è. Buone vacanze, per chi parte, chi non parte sa piangere culo, giustamente, vabbè. Non è giusto di così, no, no, perché vabbè, l'ho fatto se non parte ci sarà un motivo. Se non parte non ci sarà un motivo. Il motivo è che quest'Italia fa schifo perché siamo ultratassati da chi è al governo, però lasciamo perdere questo argomento, tanto alla fine non cambieranno mai le cose, stronzi erano e stronzi sono rimasti. Vi saluto, teniamo duro, salute, io me ne paro per andare a mangiare. Salute in pace. Paga la tassa e il taglio. Paga la tassa e il taglio, ne paghiamo poco. Teniamo duro e se non ce la dovessimo fare c'è sempre il Viagra. E infatti il colore è blu. Il colore blu tu viene a te, a me serve la no, tassa. Vedo, infatti. Basta, basta, va bene così. Per vedere quando sei. Ragazzi, ora vi saluto veramente. Alla prossima.